In questi giorni di caldo intenso è necessario ancora di più un consumo consapevole dell'acqua. Lancia così l'appello Alessandro Piccinini, presidente della GSA, ente che gestisce la rete idrica nel capoluogo d'Abruzzo e nei dintorni. Con l'aumento dei residenti nei piccoli borghi, le riserve idriche dovranno fronteggiare maggiori consumi dell'utenza ed il picco delle temperature, sottolinea Piccinini, potrebbe prospettare situazioni di disagio, considerando anche il calo delle sorgenti causato dal perdurare dell'assenza di precipitazioni piovose. Razionare un po' l'utilizzo dell'acqua, soprattutto per quanto riguarda giardini e orti. Capisco le necessità, ma va anche compreso il fatto che è un lunghissimo periodo che non ci sono precipitazioni piovose, questo ovviamente alla lunga potrebbe portare delle problematiche sulle riserve. Al momento non abbiamo situazioni di emergenza, però ovviamente qualche giorno fa mi sono sentito di invitare pubblicamente anche i sindaci soci della Gran Sasso Acqua, anche qualora sia necessario per fare delle ordinanze appunto che possa vietare l'utilizzo indiscriminato di quest'acqua. Per gli animali al pascolo in alta quota, che più degli umani soffrono la carenza d'acqua e la stagione torrida, la GSA provvederà caso per caso. E su alcune situazioni particolari abbiamo provveduto ovviamente con le autobotti, ma non solo per gli animali, anche per esempio il comune di Villa Santa Lucia vi è stata questa necessità, ovviamente sono costi, però su situazioni di emergenza bisogna intervenire.